Ciao a tutti ragazzi, sono Doventro Magic, oggi sono qua con Clash of Clans. Allora, oggi avevo promesso che attaccavo con i domatori di cinghiali. Perfetto. Eccoci qua. Come vedete ne sto preparando tre, perché già che è il compleanno di Clash of Clans, infatti tanti auguri a tutti. Tanti auguroni. Fra pochi secondi ci faccio vedere come l'animazione di lui che cammina, ma tanto la vedrete dopo perché ovviamente attacco. Allora, scusatemi, ecco. Tan 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 tan. Pochi secondi, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Guardate che bello. Allora, intanto volevo rispondere a qualche commento. Un attimo, scusatemi, già che sono nel video. Allora, prima di tutto, sì, volevo. Quando tornerò poi a settembre starò un po' di più se ci riesco su Clash of Clans. Pensavo di fare, se ce la faccio, una giornata addirittura in Clash of Clans. Non vi giuro niente, però se dovrei farcela, diciamo. O comunque una giornata, magari qualche oretta. Allora, poi volevo dirvi, ci sono persone che nei commenti, una persona mi ha chiesto se potevo attaccare con le streghe, ma ovviamente faccio un po' fatica, già che solo per arrivare a livello dopo devo pagare 1.750.000, però come vedete sono già abbastanza avanti, cioè forse, scusatemi, forse ci potrei riuscire. Allora, non so se voi avete visto il video sui 100 iscritti, vi prego di guardarlo perché ci sarà una piccola novità. Se ne saprete di più solo se vedrete i video sui 100 iscritti, che secondo me è anche bello da vedere. Vabbè, sto migliorando il mortaio e la torre dello stregone. E intanto sto migliorando anche i barberi livello 5. Allora, oggi cerchiamo di attaccare per fare le valchirie. Se non mi sbaglio, sì, perfetto. Avevo prima visto questo che mi sembrava, secondo me, a tutto fuori. Comunque, a fuori. Possiamo provare quindi perché fuori tutto lì. Allora. Ok, perfetto, così ho recuperato l'elisir nero. Intanto lì prendiamo tutta questa roba. No, prima Pacamoro, ok, sono qua. Perfetto. Ecco cosa cominciamo, ok? Cominciamo da qua. Oh, ce la farò a metterne uno. Altrimenti facciamo vecchio stile. Allora. Perché l'ho usata subito non lo so, vabbè, usiamo questa. Ho sbagliato a usare subito quella pozione, scusatemi. Non so se avete visto il loro attacco perché sono morti quasi subito. Mio Dio, guardate che lavoro! Ne ho ucciso uno. Diciamo che non era proprio, lo so, immaginavo di perdere. Comunque, un qualcosa l'abbiamo guadagnato. Perché sapevo che non fosse stato semplice. Perché comunque era molto grande, era molto difficile da distruggere. Comunque, almeno l'elisir nero l'abbiamo guadagnato. Che questo è già tanto. Mio Dio, 300 mi sa che è abbastanza. Perfetto, guardate che figata le macerie. Cosa attacchiamo?
Immaginate che figati i barbari che saranno a livello dopo. Bellissimi. Dai. 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 22 secondi, 20, 19, 18, 17, dai che ce la fai. Questo è impossibile che ce la faccia, ma forse questo ce la fa. Sì, che ce la fa, dai che ce la fai. Questo non ce la fanno. Di poco. No, di una sparata non ce l'ha fatta, vabbè. Non ha importanza. 235 di elisir nero. E 78.000, diciamo che praticamente ho di poco, non ho recuperato l'elisir nero, cioè l'elisir che ho usato, però ho preso molto elisir nero. Perfetto. Ok, perfetto. Volevo dirvi che se volevate condividere dei replay, se volete vi posso, cioè posso far vedere dei vostri replay. Cioè, nel senso che se voi mettete, caricate dei replay, ovviamente quando ve lo dico, non quando volete così, e mi dite, ovviamente mentre sono là mi dite, Daniele, potresti pubblicare questo replay? Se io ce la faccio, ve lo registro e lo pubblico. Non ho detto che lo faccia per tutti, però prima, anche perché prima devo andare a vedere se mi sembra il caso di pubblicarlo. Allora, non credo se pa che Paul si arrabbi se gli pubblico il suo replay, anzi, mi sa proprio di no, vabbè. Ve lo faccio vedere per farvi un esempio. Questo mi sembra una battaglia molto carina. Faccio i miei complimenti a Paul. Ve lo faccio vedere anche perché merita, anche perché credo che Paul, anzi, sia felice che io gliel'abbia pubblicato. Per farvi capire che le mura sono importanti sempre. Se questo faceva delle mura semplicemente un po' più potenti, sicuramente sarebbe stato quasi impenetrabile. Anche perché ovviamente, come vedete, è strutturato male, a parte, vabbè, l'elisir fuori. Fantastico. Questo attacco sicuramente gli ha guadagnato una buona cifra. Anche questo qua potenziato. Ecco, per il compleanno di Kasho Kahn, se volevo dire, dopo vi farò vedere che potenziare questi qua costa una gemma, che è una cosa molto comoda. Infatti, se voi notate, se non aprite Kasho Kahn da prima del suo compleanno, che dovrebbe essere tipo il 1° agosto, una cosa del genere, noterete che guardate che mi ha preso anche tante elisir, abbastanza elisir nero. Noterete che costerà, cioè vi farà quando vi si apre Kasho Kahn ci mette un po' di più. Perfetto, adesso andiamo un po' più velocemente. Perfetto, come avete notato sotto ho fatto vedere i clan e tutto quanto come avevo detto nell'altro video. Allora, infatti come notato io l'ho già fatto e la festa di Clash of Clans, che è arrivata la notifica, finirà domani il 9 agosto. Allora, io vi faccio una premessa ragazzi, io in questi giorni non sarò qua perché dovrò andare in vacanza, forse comunque non so precisamente quanto ci starò, ma so che circa fino a settembre dovrei starci, ma non vuol dire, nel senso che magari vadagniamo di qua e di là avanti e indietro, cioè non, ci, non lo so. Comunque, fatto sta che ho trovato i miei amici, dove andiamo noi, che hanno praticamente una connessione internet. E, sì, l'unico problema è che sì, ci danno il permesso, mi danno permesso a me di pubblicare di qualche video, pubblicherò uno, due video, tre alla settimana, però non riuscirò forse a fare degli altri video di Clash of Clans. Comunque direi che è già tanto perché non tutti pubblicano dei video in vacanza addirittura. Vabbè, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato d'aiuto, anche perché se avete dei replay molto carini, magari se riuscite a tenerli in qualche modo da parte o non lo so. Fino a quando non vi scadono, se un giorno arriverò online,
e vi dirò, potete darmi dei replay o cose del genere, voi potrete, magari vi fa anche comodo, non lo so, pubblicarli, fate come volete. Se mettete dei replay sappiate che io li potrei pubblicare comunque. Questo è stato il primo fortunato che magari, diciamo, che è stato estratto, diciamo così. Vabbè, e detto questo, mi sa che quasi quasi fra 7000 di Elisir, mi sa che potenzio. Allora, per fare i pecca non ci arriviamo in tutti i modi. Sì, forse vi taglio questo video, vi faccio mettere un'altra parte, anche se secondo me non mi sembra il caso, perché prima che ci arrivi a un. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Allora, guardiamo un po' come siamo messi allora. Sono tutti da potenziare 1.500.000 o 1.200.000. Allora, come avete notato, se con le gemme si è, invece di 20 gemme, una gemma, si è incrementati i massi 3 giorni. Guardate che velocità va. Cioè, faccio. Stessa cosa per l'elisir. Ecco, l'elisir nero dovrei potenziare se fra poco ci arrivo, che diventa 100 più 120 più 120, 20 più 10 all'ora e 400 più 80. Forse al prossimo video riuscirò a potenziarlo. Vabbè, detto questo, sì, quando andate in vacanza, magari quando tornerete vedrete molte differenze, anche perché anche se fossi a Modena non è che poi ci sarebbero dei video molto diversi tra loro. Vabbè, detto questo, avete notato prima l'animazione degli staminatori di minerali, anche se non li prenderò mai, anche perché io ovviamente ho attaccato con tre domatori di cinghiali, semplicemente perché già che il compleanno di Casho Clan se ne ho fatti tre per festeggiare, anche se non è che non credo, non è che non hanno retto tantissimo. Se volete possiamo andare a vedere i piccoli errori che ho fatto, che ce ne sono svariati. Uno, mettere subito la pozione curativa. Vedete che sotto ci sono. Vi faccio solo vedere una parte che. Dove ho messo la pozione curativa e piuttosto dove. Ecco, infatti. Guardate. Qua non credo che l'abbiano fatti vedere perché sono morti subito. Perché uno è comunque volato. Però in pratica loro riescono a saltare comunque qualsiasi tipo di mura. Vabbè, comunque un qualcosa l'abbiamo comunque guadagnato. Quindi direi che da Adventure Magic è tutto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video di Casho Clans.